Tantissimi like subito di supporto e alle 19 uscirà subito il secondo episodio della carriera allenatore con l'Arsenal. Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo finalmente arrivati con la carriera allenatore. Scusate per il ritardo. Doveva uscire mercoledì alle 19, però il gioco è uscito alle 17. Non ho una grande connessione, la cambierò a breve. Però era proprio impossibile caricare alle 19 di mercoledì. Il giorno dopo ho voluto fare tutto il giorno, quindi oggi, giovedì mattina alle ore 11:46, sto registrando il video della carriera allenatore con l'Arsenal. Appunto, spolliciate tantissimo se volete subito il secondo episodio alle 19 e se volete tantissimi altri episodi in questi giorni. Se volete ve ne carico pure due al giorno, vediamo se ho tempo e se riesco a montare tutto. Comunque, ho deciso di fare carriera con l'Arsenal. Diciamo, il primo episodio è un po' di spiegazione e un po' faremo, magari metteremo qualcuno sul mercato, guarderemo un po' la rosa. E ho deciso di fare carriera allenatore con l'Arsenal perché in questo momento non sta andando bene, è tipo quart'ultima in classifica. L'anno scorso non si è qualificata in Europa, nemmeno in Conference, quindi voglio riportare l'Arsenal a grandi livelli. Comunque è una grande squadra con una grande storia, ha 90 milioni di budget, quindi ci divertiremo anche a fare il mercato. Secondo me è la squadra perfetta. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la notifica e soprattutto lasciate un like che è importantissimo, però ricordatevi anche di iscrivervi che è altrettanto importante. Partiamo subito, ci vediamo in carriera. Prima di andare in carriera vi faccio vedere qua. Allora, mettiamo durata tempo 4 minuti perché comunque se voglio portare tanti episodi non posso fare più di tanto. Qua mettiamo elastico, qua mettiamo leggenda e quest'anno è il massimo. E finestre mercato attivo, offerta lavoro nazionali, diciamo di sì, ma tanto non le accetto perché magari non si sa mai a fine carriera decidiamo di fare una carriera con la nazionale. Avanti, ci vediamo in carriera. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Spaziale sta cosa. Carina. Vabbè, diciamo che vi volevo dire pure che ho appena aperto il gioco. Cioè, vabbè, questo lo saltiamo perché è solo tempo sprecato. E, ho appena aperto il gioco, non ho nemmeno aperto, cioè non ho fatto niente perché ho detto ieri non ho proprio aperto, mercoledì altrettanto. Quindi adesso è la prima volta che apro il gioco, quindi non ho visto né Ultimate Team né altro e né niente. Comunque, partiamo subito con la carriera. Dalla home, diciamo, mi sembra abbastanza uguale, da quello che ho visto in qualche video, mi sembra abbastanza uguale rispetto a quella dell'anno scorso. Forse è cambiata qualcosina, però diciamo che la base è rimasta la stessa. C'è una nuova modalità dove puoi crearti il tuo team, se non sbaglio, magari porteremo anche quella, quindi fatemelo sapere. Allora, adesso l'unica cosa da fare, intanto connessione di wifi interrotta, ma tanto non ce ne frega niente. Adesso la prima cosa da fare è guardare prima la rosa. Cioè, prima la squadra, poi andiamo a mettere magari qualche giocatore in hub rosa e appunto fatemi sapere qua sotto se volete magari, cioè se devo vendere quello, se devo vendere quell'altro, che è molto importante comunque. Allora, intanto come modulo non terrei mai il 4-2-3-1 largo, ma semmai il 4-2-1 stretto, 4-2-3-1 stretto, se proprio. Se pro, però no, perché poi i due CC me l'ho sbagliato, quindi mettiamo un 4-3 offensivo, che per la carriera per me è il migliore, io ho sempre usato quello e quindi ci sta. Allora, Aubameyang lì davanti, abbiamo come riserve, abbiamo Ketia e abbiamo Lacazette, quindi dovremmo vendere uno dei due, perché tre attaccanti non li voglio, e dobbiamo giocare solo il campionato quest'anno. Voglio o Aubameyang o Lacazette. Io terrei Aubameyang, quindi abbiamo Lacazette da vendere e Nketiah come secondo. Saka ovviamente si mette a destra e Pepe è un po' un problema questo perché allora Saka ha 19 anni, Pepe ha 26 anni, quindi tra i due io venderei sinceramente Pepe, anche se comunque è un grande giocatore, quindi appunto ci possiamo fare qualche soldo. Qua Partey lo vorrei tenere perché comunque non dovrebbe avere un'età altissima. Odegaard ha 22 anni, quindi anche lui rimane. E quindi io cambierei Xhaka sicuramente, lo venderei proprio. Tierney ha 24 anni, si potrebbe pure tenere, però qua dobbiamo cambiare tutto. Terzino, i due centrali e secondo me anche il portiere, dato che Leno non è proprio giovanissimo, 29 anni, se ci avanzano i soldi lo cambierei. Quindi allora, vendiamo Lacazette, che è il primo che dobbiamo mettere in lista. E direi di vendere pure qualcun altro, magari ecco questo qui forse no perché dovrebbe essere giovane, 23 anni manco tanto.
Però la prima cosa da fare è vendere la casetta, quindi lo mettiamo subito in vendita e andiamo avanti di qualche giorno, magari ci arriva qualche altra offerta. Questo video non verrà lunghissimo anche perché vi ho detto che devo uscire alle 14 e sono le 11:52 adesso, quindi è un po' difficile fare tutto quello che volevamo fare. Comunque mettiamo intanto in vendita la casetta, che secondo me qualche soldo ce lo possiamo fare, sì, ciao. Allora, qualche saldo ce lo possiamo fare, perché comunque ha pure il contratto in scadenza, quindi va bene così. Ci abbiamo Reiss Nelson in prestito e dato che c'ha 72 io lo lascerei lì, poi magari lo possiamo richiamare. Però ho visto pure Torreira e Guendouzi, io sinceramente Torreira lo richiamo e lo metto in vendita, perché voglio fare così. Guendouzi lo richiamerei, proviamo magari a metterlo in lista. Ma in realtà no, non lo mettiamo in lista, ma più che altro mettiamo il Neni magari, dato che ci è tornato Guendouzi, possiamo tenere lui magari come riserva e il Neni mandarlo via. Chaka via, anche perché ormai mi è andato sul cavolo, però anche Bellerin bisogna richiamarlo e questo rimarrà come secondo perché voglio prendere un terzino titolare, però lui rimarrà come secondo perché è veramente tanta roba. Saliba è tanta roba, però io vorrei lasciarlo dato che comunque abbiamo dei centrali, abbiamo Tomiyasu, abbiamo Holding come riserve, quindi non ci servono tanti giocatori. Questi qui li lascerei lì perché comunque potrebbero crescere, magari l'anno prossimo arriverà a 78 e possiamo pure cercare di metterlo titolare. Però sinceramente abbiamo Tomiyasu e Holding come panchinari, due titolari che dovremmo prendere, secondo me siamo a posto così. Sulla sinistra abbiamo Tierney e Kolasinac, quindi va bene. Come difensori centrali ve l'ho appena detto. I terzini destri abbiamo anche Gabriel e White l'hanno appena preso e io lo metterei in lista perché l'hanno pagato troppo, però non me ne frega niente. Vendrei pure Gabriel sinceramente perché vi ho detto, dato che dobbiamo fare solo campionato e FA Cup, ok, però il campionato voglio giocare tutte le partite con i titolari, quindi ci servono poche riserve quest'anno. L'anno prossimo vedremo come andrà la stagione, se adesso andrà bene con un posizionamento in Champions o magari qualcosa in più, magari lì prendiamo anche i panchinari. Però per il momento Tomiyasu e Holding vanno strabene. Questi qui ci possiamo fare un po' più dei soldi e quindi direi di venderli. Pablo Maria anche mettiamo in vendita e manco l'avevo visto. Poi, allora, a destra abbiamo Cedric che metterei in vendita, Bellerin che ce lo teniamo come ho detto come secondo e Chambers lo possiamo dar via perché vi ripeto, tre terzini destri non ci facciamo assolutamente niente. A centrocampo al momento abbiamo Xhaka che abbiamo messo in vendita, il Neni che abbiamo messo in vendita, abbiamo Guendouzi, Niles, come cazzo la si chiama, Torreira l'abbiamo messo sul mercato e Martinelli che ovviamente non si tocca perché ha 20 anni e giocherà sicuramente qualche partita. Sta gente qui potrei pure mettere alle lista, però magari ci arriva qualche offerta, io di sicuro mi vado a mettere a vendere sti 60 e ci faccio 500.000 euro se va bene. Parti lo voglio tenere per questa stagione, Sambi Lokonga lo teniamo perché comunque ha 21 anni, Smith Rowe va benissimo perché è il secondo di Odegaard, quindi a centro, come trequartisti stiamo veramente a posto. E qua abbiamo Saka e Pepe. Allora qua me lo dovete pure qui sotto, però io sarei più tentato a vendere Pepe. Lo metto in lista, poi vediamo come va. Nketiah è il secondo di Aubameyang e la casetta l'abbiamo messa in vendita. Quindi per il momento non ci fermiamo qui perché voglio andare un po' avanti, dato che comunque non vado poco di fretta, dovrei riuscire a caricarlo entro i 14, quindi ce la prendiamo abbastanza con calma, però voglio andare magari avanti di qualche giorno per vedere se ci dovesse arrivare qualche offerta. Allora, ci sono arrivate tantissime offerte, ma guardiamo queste offerte e poi chiudiamo il video perché poi diventa troppo lungo. Comunque, ci sono arrivate 4 offerte, vediamo per chi. Allora, ci è arrivata un'offerta per... Che cacchio è qua? Ok, vabbè. È sempre il tutorial, come ho detto, è la prima volta che apro la carriera. Pepe ci è arrivata un'offerta di 4 milioni e 3 con Aidara a centrocampo. Sinceramente, contropartite non le voglio. Torreira ci sono arrivati 30 milioni. Poi per Pablo Maria 8 milioni e 3 possiamo anche venderlo. Povera Roma che si è preso sta pippa. E poi Gabriel ci sono arrivati 9 milioni e 4 più Dendoncker. Allora, adesso vado a trattare e vediamo, vi faccio sapere subito se riusciamo a chiuderle. Perfetto, sono riuscito a chiudere tutte le trattative. Abbiamo venduto Pepe a 44 milioni, Torreira a 35, Pablo Maria 8 e 3 che ve l'avevo già fatto vedere e Gabriel a 29 e 4.
ci siamo portati a casa più di 100 milioni e siamo messi veramente bene come budget in generale, siamo messi veramente veramente bene. Abbiamo qua 89 milioni, però c'è sto tanto di stipendi, ma io lo lascerei così. Non voglio fare acquisti in questo primo episodio perché voglio che me lo diciate voi qui sotto nei commenti, è molto importante, quindi dobbiamo prendere due centrali, un terzino, un centrocampista, un esterno a sinistra, anche un portiere se ci dovessero avanzare i soldi, però penso almeno due episodi li farò di calciomercato, quindi scrivete qua sotto tantissimi giocatori da comprare, tantissimi like se volete subito un video alle 19, iscrivetevi, attivate la campanella, ci vediamo al prossimo video, bella raga!